Ciao a tutte, nuovo tutorial. Questa volta uno scaldacollo molto molto caldo, facilissimo sempre da realizzare. Io dico sempre molto facile perché anche agli inizi con l'uncinetto può realizzarlo tranquillamente. Questo è doppio, viene girato due volte sul collo. È una lavorazione a piccoli ventaglietti, ma carinissimo, veramente molto carino e molto caldo. Come filato ho scelto sempre un acrilico per questo periodo, però comunque potete poi cambiare filato, potete fare come volete. È uno scaldacollo veramente molto bello, si lavora con molta facilità, per cui anche le meno esperte lo possono fare, perché molte mi chiedete: Luane, per i regalini di Natale questo è fantastico, molto caldo. Ora ve lo faccio vedere quanto è grande, è grandissimo, molto grande, vedete? Viene cucito, per cui è un anello che viene poi girato due volte sul collo, per cui è molto molto bello e facile, insomma, anche da portare sotto un piumino, un cappotto, insomma, molto molto carino. Vedete, è doppio, ma non vi spaventate della lunghezza, perché è veramente velocissimo da realizzare. Passo ai materiali e poi al tutorial. Ciao a tutte, nuovo tutorial, un tutorial completamente diverso. È uno scaldacollo a sciarpa già chiuso, cucito, è proprio un anello, vedete? E che viene messo sul collo due volte. Poi, insomma, vi ho messo la foto. Se riesco a metterla anche qui adesso, non sarebbe male per farvi vedere bene l'immagine. E è molto semplice da realizzare, lo possono realizzare tutti. È molto morbido. Ho scelto come qualità di filo un filo acrilico, ancora un filo acrilico, proprio per chi è allergico alla lana o gli dà fastidio che pizzica, però voi potete sempre optare per un altro tipo di lana, insomma. Ho usato un uncinetto più grande che poi vi farò vedere, proprio per rendere molto molto morbido anche sul collo, perché voglio che poi le cose che si tengono sul collo che siano morbidissime. Comunque, sempre per un regalo di Natale, è bellissimo, realizzata, fatta a mano, per cui adesso che mi state chiedendo tutti i regalini di Natale, ho pensato anche questo. E comunque non vedete che è molto lunga, perché è lunghissima, ma ci vuole pochissimo a farla, veramente. Con poco avete fatto un regalo prezioso e poi fatto a mano, è una cosa più bella che c'è. Allora, passo subito ai materiali, che è soltanto il filato e l'uncinetto, e poi al tutorial. Per quanto riguarda i materiali, userò questo filato, è il bravissimo di Tessiland. Io ho creato questo piccolo gomitolo, che mi trovo meglio perché lo divido sempre per tre, perché è molto molto grande, mi trovo meglio. E all'incirca, per fare questa sciarpa, ci vogliono 180 grammi, però facciamo 180 barra 200, proprio per essere sicuri, che poi dipende sempre poi comunque dalla mano. Calcolate, insomma, 200 grammi, ma io con 180 grammi ho realizzato la sciarpa. Allora, questo è il filato, è un acrilico al 100%. E si lavora con il 4, ma io invece di lavorarlo con il 4 l'ho lavorato con il 6. L'ho lavorato con l'uncinetto numero 6, perché comunque voglio che la sciarpa sia morbidissima, non la voglio pesante, perché essendo che comunque è abbastanza grande, deve avvolgere il collo, per cui voglio un qualcosa di molto molto morbido. Allora, questo, ripeto, è il bravissimo di Tessiland, che si lavora all'incirca con il 4, ma io lo lavorerò con il 6, mi trovo molto meglio perché voglio questa lavorazione molto morbida. Allora, passiamo subito al tutorial. Iniziamo con l'avvio con un nodo. Per lavorare, insomma, questa lavorazione a ventagli, si lavora con un multiplo di 6 più 1, per cui ho deciso di fare 8 ventaglietti, farò 48 catenelle e più una, per cui sono 48, però io vi ricordo sempre di fare le catenelle molto abbastanza lente, di non tirare troppo il filato, perché essendo che è un filato piccolino, cosa succede? Che noi tentiamo di stringere in questo modo. E stringendo, ovviamente, lavoriamo con un uncinetto più grande, con un filato piccolino,
poi alla fine ci troviamo che il lavoro rimane stretto e poi si allarga, per cui cercate sempre di lavorare le catenelle, sempre ricordando che state lavorando con uncinetto numero 6. Allora abbiamo le 48 catenelle più una, per cui sono 49 catenelle. Adesso che abbiamo realizzato 48 catenelle più una che sono 49, adesso dobbiamo fermarci con l'indice sull'ultima catenella e fare 3, 1, 2 e 3 in questo modo. Per cui solo per questo avvio, queste sono 3 catenelle, 1, 2 e 3. Poi abbiamo la quarta, qui 1, 2, 3 e la quarta non si conta. E dobbiamo contare le 3 catenelle, 1, 2 e 3, e entrare nella terza catenella, che è questa. Per cui noi sulle 3 che abbiamo fatto, sotto abbiamo la quarta, per cui 4 catenelle non le contiamo e contiamo poi 1, 2, 3, entriamo nella terza. Per cui lo ridico di nuovo proprio perché è soltanto l'inizio. Noi ci siamo fermati a 48 più 1, per cui la 49esima catenella. Ne abbiamo fatte 3 sopra, per cui facendone 3 contiamo 1, 2, 3, 4, 1, 2 e 3, entriamo nella terza. Per cui mi sono spiegata benissimo. Allora, qui faremo una maglia alta. In questo modo, di nuovo una maglia alta sullo stesso punto, una catenella, sullo stesso punto di nuovo una maglia alta, perché dobbiamo fare un aumento con una maglia alta, e di nuovo una maglia alta, per cui entro dentro, prendo il filo, di nuovo. Questa è una maglia alta. Senza aggiungere nessuna catenella, conto. Qui siamo qui 1, 2 e 3. Nella terza, ancora maglia alta, entro nella terza. Potete anche prenderla da dietro, al limite, però io mi trovo bene così, 1. Una maglia alta. Ora, senza fare nessuna catenella, conto di nuovo. Qui questa è una, qui una, due e tre. Prendo e faccio di nuovo il ventaglietto, per cui entro, maglia alta, di nuovo maglia alta nello stesso punto, vedete? Nello stesso punto, catenella, di nuovo maglia alta nello stesso punto. Di nuovo maglia alta nello stesso punto. Per cui sarà da qui che è l'inizio, saranno due maglie alte nello stesso punto con una catenella e due maglie alte. Questo ventaglietto sullo stesso punto. Poi salto, vado alla terza e faccio una maglia alta. Di nuovo alla terza faccio il ventaglietto, perché da qui senza fare nessuna catenella conto 1, 2, 3, entro nella terza e faccio una maglia alta. Senza fare nessuna catenella, 1, 2, 3 e faccio il ventaglietto, per cui entro e faccio il ventaglietto, per cui una maglia alta, di nuovo una maglia alta. Catenella, di nuovo una maglia alta, di nuovo una maglia alta, ora dobbiamo contare ancora 1, 2, 3, prendo il filo e faccio una maglia alta. Ora conto ancora 1, 2 e 3
prendo il filo e di nuovo il ventaglietto, per cui maglia alta sullo stesso punto, catenella, maglia alta sullo stesso punto e ancora maglia alta sullo stesso punto. Proseguo ancora con 1, 2 e 3 maglia alta. Per cui il procedimento, partendo da qui, lo ripetiamo ancora, siamo arrivati alla 49esima catenella, abbiamo fatto 3 catenelle, abbiamo contato, diciamo 4, perché quella sottostante poi fa parte delle 3 catenelle, cui la quarta corrisponde sulle 3, poi 1, 2, 3, facciamo il ventaglietto. Per cui quello che mi voglio proprio che capiate è l'inizio, per cui quando noi facciamo le 48 si ferma qui, abbiamo la 49esima che fa la base, diciamo la più 1 delle 3, per cui quella poi non viene contata, per cui poi si conta da 3, per cui è 3 più 1 più le 3. Per cui non vi potete sbagliare, questo ci tengo a dirlo più volte. Ora proseguo fino al termine, perché tanto si ripete continuamente, vi faccio vedere di nuovo l'avvio. Allora, adesso sono arrivata al termine, abbiamo fatto l'ultimo ventaglietto, entriamo sull'ultimo punto e facciamo una maglia alta. Ecco qui. Fatta la maglia alta, dobbiamo proseguire con 3 catenelle. 1, 2 e 3. E giro il lavoro. Per cui sarà sempre inizio con 3 catenelle. Adesso prendo il filo, entro nella catenella che abbiamo fatto precedentemente e faccio una maglia alta. Creo il ventaglietto, di nuovo entro dentro e faccio una maglia alta, una catenella e una maglia alta e di nuovo una maglia alta, per cui sono 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte, come abbiamo fatto prima, senza fare nessuna catenella, niente, vado sopra alla maglia alta sottostante che abbiamo fatto nel giro precedente e faccio una maglia alta. Senza fare nessuna catenella, vado avanti nel centro del ventaglio e faccio di nuovo un ventaglietto, per cui 2 maglie alte e una catenella e 2 maglie alte sullo stesso foro. In questo modo, per cui i ventagli verranno proprio sopra al ventaglio sottostante e la maglia alta sotto alla maglia alta che abbiamo fatto nel giro precedente, per cui verranno sopra i ventaglietti e sopra come una riga che si forma con le maglie alte, per cui proseguo fino al termine di tutti i ventagli e le maglie alte, per cui ancora faccio una maglia alta. Ora vado un pochino più veloce, no? Una maglia alta e dove c'è questo foro che sarebbe la catenella, di nuovo il ventaglietto, per cui una maglia alta, di nuovo una maglia alta, catenella e le 2 maglie alte, sempre nello stesso foro. In questo modo. Ora termino e vi faccio vedere di nuovo l'avvio. Allora, adesso che abbiamo terminato, io vado a prendere il filo e qui sulla catenella, sulla terza, diciamo che abbiamo fatto precedentemente, ecco, mi è caduto qualcosa. Prendo e faccio una maglia alta in questo modo. Qui di nuovo le 3 catenelle. E riproseguo il lavoro tranquillamente nello stesso modo, prendendo il filo
entrando al centro del ventaglietto e fare sempre le due maglie alte, una catenella e di nuovo due maglie alte, cui proseguo sempre con lo stesso schema. E poi farò sempre la stessa cosa per l'avvio delle 3 catenelle, alla fine sarà una maglia alta, per cui quando arriverò qui al termine farò una maglia alta, ma all'inizio saranno sempre qui 3 catenelle, per cui poi quando riprenderò dalla parte opposta io entrerò nella terza catenella per poter fare poi la maglia alta, per cui è semplicissimo. Ora vi dico le misure della lunghezza in cui sono arrivata, per cui proseguiamo sempre con lo stesso schema, i stessi punti. Ecco qui, ho terminato. Devo dire che è molto molto lunga, ma noi la dovremo cucire in questo modo e sarà messa in questo, per cui poi verrà girata 2 volte sul collo. Allora, ora vi dico la misura. Sono 70 centimetri. Voglio far vedere 70 centimetri, ecco qui, 70 per 30, per cui 70 centimetri per 2 è lunga 140, quindi 1,40 m, tutta 1,40 m. E 30 centimetri di larghezza in questo modo, per cui poi verrà girata sul collo 2 volte. Ora dobbiamo pensare alla cucitura. Prima di fare la cucitura, dobbiamo finire con delle maglie basse e alzare un pochino, perché dopo viene il foro e non viene bene, fatto che la cucitura viene sicuramente meglio. Adesso dobbiamo iniziare a creare un piccolo bordo per la cucitura, per cui di nuovo le 3 catenelle, per cui una, due e tre. Poi dobbiamo fare la terza e la quarta di catenella, per cui sono 5. Entriamo al centro del ventaglio. Stavo pensando di fare una maglia bassissima, preferisco fare una maglia bassa. Mi trovo meglio poi nella cucitura, va bene così. Di nuovo 2 catenelle, una e due, che prendono il posto di quelle del ventaglio. Per cui adesso di nuovo una maglia alta. Dove c'è la maglia alta, noi faremo sempre una maglia alta. Adesso 2 catenelle che prendono il posto del ventaglio e una maglia bassa dentro al ventaglio. Di nuovo 2 catenelle e una maglia alta sopra alla maglia alta, 2 catenelle e una maglia bassa al centro del ventaglio. Di nuovo 2 catenelle e una maglia alta sopra la maglia alta, 2 catenelle che prendono il posto del ventaglio, vedete? Qui entro e faccio una maglia bassa. Qui questo lo faremo per tutto il giro, vedete? In maniera che in questo modo c'è la cucitura. Tolgo l'uncinetto, in questo modo c'è la cucitura e riprende poi diciamo, il proseguo dello schema. Dopo vi faccio vedere bene, insomma, zoomando bene. Adesso che ho terminato, ho concluso, lascio un bel po' di filo perché io preferisco cucire con l'ago, però potete anche poi cucire con l'uncinetto e fare una maglia bassissima, ma io preferisco con l'ago, mi piace di più, almeno per questo lavoro, tiro un bel po' di filo, io penso che così va più che bene. Ne ho veramente preso tantissimo. Ecco qui. Tiro. Ho esagerato con il filo.
Comunque, meglio di più che di meno. Usiamo il mio aghetto di plastica tutto rosa. Ecco qui. Allora, adesso che dobbiamo cucire, dobbiamo stare attenti di unire bene le parti. Dove c'è la maglia alta, comunque le catenelle sono le stesse, non ci possiamo sbagliare, però dove c'è la maglia alta dobbiamo far corrispondere tutto, per cui qui e anche qui, per cui con molta molta pazienza dobbiamo far corrispondere il tutto. Allora adesso io entro nella prima costa, quella retro, fisso bene il filo anche due volte qui. Ecco qui. Adesso cerco di prendere una costa interna e anche l'altra. Qui l'ho fissato e di fare zig zag in questo modo e cercare sempre di controllare che tutto deve combaciare. Ad esempio, questi sono i due punti. Se volete potete mettere anche dei marcapunti, se vi è più facile. Io insomma piano piano controllo mentre faccio la cucitura e lavoro a zig zag in questo modo, senza poi tirare tanto il filo, controllo. Ecco, questo che la cucitura non si vede neanche, piace a me in questo modo. Vedete qui maglia alta e maglia alta, lo vedete? Ci metto le due dita e così non mi sbaglio senza usare marcapunti, però se voi lo volete lo potete mettere man mano, siete più sicure. Cerco di prendere la costa interna, prendo le coste interne e man mano cucio. Ecco qui. Punto per punto. Penso molto semplice, ci vuole un pochino di pazienza, poi controllate sempre di non tirare troppo il filo. Voi vedete che non è venuto bene, ripassate tranquillamente. Ecco, controllate come corrispondono bene, sistemo anche i due ventagli e proseguo piano piano, sempre a zig zag e non tirando troppo il filo. Ecco qui la costa interna, ecco qui, proseguo fino al termine. Ecco qui, ho terminato la cucitura, non si vede assolutamente niente. Ora giriamo. Faccio vedere, questa è la cucitura. Ecco non riesco a farvelo vedere tutto dentro nella videocamera, però ecco qui, chiuso in quattro. Ecco qui, il tutorial è finito. Spero che vi sia piaciuto. È molto semplice. È carinissimo e poi per chi insomma ripeto è allergico alla lana insomma con l'acrilico si può risolvere benissimo. Molto molto caldo, morbidissimo perché dobbiamo averlo nel collo, deve essere caldissimo. Allora io spero che il tutorial vi sia piaciuto, ci vediamo ai prossimi tutorial sempre lunedì, il mercoledì è più un jolly e venerdì e un bacione a tutte ai prossimi tutorial, ciao.